Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vi dirò qual è il vero e unico e solo integratore brucia grassi che dovete prendere seriamente in considerazione. Diciamo che l'essere umano è stato progettato per muoversi, soprattutto per camminare. Farlo regolarmente ha molti vantaggi in una società che ci forza a tenere sempre il culo schiacciato. È una forma di attività fisica facile ed economica e inoltre fare abbastanza passi al giorno potrebbe giovare alla salute aiutando nel controllo del peso, della dieta e migliorando la salute del cervello. Camminare è il vero integratore brucia grassi, unico e solo, il più efficace che esiste ed è gratis, ma nessuno conosce la giusta posologia adatta a sé. In questo video vi farò capire come dosare la giusta quantità di questo integratore e vi darò dei consigli su come utilizzarlo al meglio in relazione alla dieta per adattarlo alle vostre personali esigenze e quindi mangiare come esseri umani. Negli ultimi anni fare 10.000 passi al giorno è diventata una raccomandazione popolare molto di moda, utilizzata per promuovere un'attività fisica regolare. Ma perché sono consigliati 10.000 passi e questa linea guida è davvero utile per tutti? Il numero specifico di 10.000 passi può essere ricondotto a uno slogan utilizzato dai club di camminata in Giappone già negli anni 60 per sponsorizzare un pedometro. E già qui possiamo fare tante considerazioni, supposizioni e complottismi. Gli studiosi di quel tempo hanno scoperto che l'uomo giapponese medio, quando camminava 10.000 passi al giorno, bruciava circa 3.000 calorie. Ed è quello che si pensava la persona media dovesse consumare. Quindi hanno scelto 10.000 passi come numero ottimale. 10.000 passi equivalgono a circa 6-8 km. È quello che ci chiediamo tutti: ma quante calorie bruciamo facendo 10.000 passi? E la risposta è: che cazzo ne so. Esatto. Perché non possiamo misurare esattamente quante calorie si bruciano facendo 10.000 passi. Possiamo fare delle supposizioni molto generali, perché ogni persona brucerà un numero diverso di calorie che viene influenzato da molteplici fattori: dal peso del soggetto, dal ritmo e cadenza del suo passo, dal terreno, se è in pendenza, in salita, se è pianeggiante, dalla sua genetica, dal suo livello di atleticità, dalla sua capacità di risparmio energetico durante l'attività motoria o economia del gesto. Quindi non è corretto affidarsi alle formulette per stimare quante calorie bruciamo tramite equazioni algoritmiche che calcolano il peso corporeo, sesso, altezza, numero di capelli, per sapere esattamente quanto bruci con 10.000 passi. Sarebbe molto approssimativo e non accurato. Non ci serve questo. Invece andiamo subito al pratico e vi dico io cosa andrebbe fatto in base alla mia personale esperienza e conoscenza presuntuosa. Step 1. Iniziare a valutare il punto di partenza. Quindi, sapere quanti passi fai in media al giorno durante una settimana. Indossa uno dei vari strumenti oggi in commercio chiamati fitness tracker, anche tra i più economici, e traccia i tuoi passi giornalieri per una settimana, così da ottenere una media. Step 2. Traccia l'introito energetico della dieta che stai facendo tramite app conta calorie o appuntando di tutto ciò che mangi, facendo una stima calorica dei macros giornalieri e settimanali. Step 3. Abbiamo scoperto l'origine del problema e del tuo pensiero fisso: mangio davvero poco, ma ingrasso. E non è la tiroide. Step 4. Cerca di aumentare gradualmente i passi giornalieri per raggiungere l'obiettivo minimo dei 10.000 passi, mantenendoti più attivo o attiva durante la giornata, ma non fare l'errore di galvanizzarti da un giorno all'altro a fare 10.000 passi. Quindi farti maratone in casa o camminare senza nessun senso per strada, rischiando la vita, perché sei posseduto dal tuo orologino. Questo no è vivamente sconsigliato, non sarà sostenibile e impazzirai. Crea invece uno stile di vita con un ambiente lavorativo che stimoli di più al movimento durante tutto l'arco della giornata.
prendendo più spesso e volentieri pause e momenti per camminare, soprattutto se stai tutto il giorno seduto o seduta davanti a una scrivania. Fare anche 5 o 10 minuti di passeggio ogni ora durante l'attività lavorativa, o un giretto più lungo a spasso con il cane, o studiare passeggiando, tagliare il prato sia tuo che quello del vicino, e tutte altre piccole integrazioni, attenzioni efficaci, ma che non diventino un reale sacrificio o forzatura, ma una propria consuetudine, che nel tempo diventerà automatica. Se ti forzi a fare 10.000 passi guardando ogni minuto quanti passi sei, allora prima dovresti fare un reset del tuo cervello e magari chiamarmi. Invece dovresti guardare il tuo strumento di controllo a fine giornata e valutare giorno dopo giorno quanto hai raccolto in più di passi, senza esserne ossessionato o ossessionata. Vedrai che gradualmente diverrà facile, ogni volta che ci penserai e agirai, se avrai l'occasione ad esempio di fare le scale invece di prendere l'ascensore, posteggiare la macchina un po' più lontano dal luogo di arrivo, fare una passeggiata in centro dopo aver sgarrato al ristorante, oppure altre abitudini di movimento facili e soddisfacenti, facendole diventare più automatiche possibile senza impegno. Una volta che hai ottenuto l'obiettivo dei 10.000, 15.000, 20.000 o 100.000 passi, vedrai che troverai una forma fisica migliore, è una dieta molto più gestibile. Quali sono i vantaggi a livello alimentare di fare sti minchia di passi? Tuffiamoci un minuto nella biochimica di base. Tutti noi sappiamo che il primo passo da fare per perdere grasso è creare un deficit calorico, o se si vuole mangiare di più mantenendo la stessa percentuale di grasso, anche qui bisogna creare un deficit calorico ma con il movimento. Il che significa utilizzare più energia di quelle che consumiamo o eguagliarle se vogliamo mantenerci. Tornando un attimo al mondo dei bro e parlando in maniera molto generale per dare dei numeri della lotteria che tanto ci piacciono, la maggior parte delle persone ha bisogno di un deficit calorico di circa 300-500 calorie al giorno per perdere circa mezzo chilo di grasso a settimana, con una dieta ben bilanciata, soprattutto soddisfacendo la quota proteica. Pertanto una persona standard in salute che parte da circa 2000 kcal, che di base fa circa 5000 passi al giorno, considerando un taglio di 300-500 kcal per bruciare grasso solo con la camminata, dovrebbe aggiungere circa 10.000 passi al giorno. Aggiungere e non raggiungere, se il suo obiettivo è esclusivamente la perdita di grasso senza fare tagli calorici dalla dieta. Ma ricordiamoci che il sostentamento della massa magra, di una migliore ricomposizione corporea e soprattutto il mantenimento della massa muscolare e ossea, specialmente in età avanzata, si fa solo con adeguato esercizio fisico contro resistenza, con sovraccarichi, che siano pesi o il proprio corpo. Questo è sempre da tenere in mente. Quindi se questo ipotetico umano, che sia uomo o donna, crea questo deficit calorico di 300-500 calorie giornaliere solamente aggiungendo 10.000 passi al giorno, brucerà grasso mantenendo lo stesso regime alimentare. Semplice, no? Non tanto, perché se immaginiamo una persona sedentaria che non fa di suo alcun esercizio fisico e meno di 5.000 passi al giorno, aggiungere da un giorno all'altro 10.000 passi sarà impossibile. Quindi per ogni persona andrebbe tutto personalizzato, progressivamente agendo in contemporanea all'aumento dei passi, anche con un piccolo deficit dalla dieta, che sia sostenibile per le sue caratteristiche e abitudini. È meglio iniziare ad esempio con 2.000 passi in più, poi passare a 4.000, 6.000 e così via, abbassando anche l'introito energetico dalla dieta. E man mano che andranno ad aumentare questi passi, si andrà ad aumentare anche l'introito calorico da carboidrati e grassi contemporaneamente. Il miglior vantaggio di fare più passi al giorno, abituando il nostro corpo progressivamente, ci porterà a utilizzare meglio anche i nutrienti e quindi a mangiare un po' di più, a saziarci un po' di più, ma continuando a perseguire i nostri obiettivi bruciando grasso a nostra insaputa. Si dice che sono proprio gli adattamenti che creano uno stallo, e in parte è vero, per tutte le persone sane. Ma questo solo se realmente conosciamo il perché dello stallo. Se monitoriamo la media dei passi giornalieri, riusciamo ad aumentare, andremo a non fare adattare il nostro corpo, quindi a dare sempre un nuovo stimolo. E se per qualche ragione dobbiamo ridurre i passi o l'attività da non esercizio fisico, basterà anche tagliare qualcosa dalla dieta, perché ne siamo consapevoli adesso. Ed anche qui nessun metabolismo potrà adattarsi. Se non monitoriamo le cose, probabilmente siamo noi che non stiamo mantenendo lo stesso movimento quotidiano e mangiando allo stesso modo. Allora penseremo che siamo in stallo. A me non piace tanto questa parola, perché lo stallo si verifica quando non abbiamo
abbiamo idea veramente di cosa stiamo facendo e spesso è una grandissima stronzata. Naturalmente l'adattamento metabolico è l'equilibrio di quello che noi introduciamo con la dieta e che poi fisicamente spendiamo. Se rompiamo l'equilibrio avverrà un nuovo adattamento. Basta prendere consapevolezza e sapere come rompere questo equilibrio. Ed essere più attivi potrebbe essere uno dei modi più utili a nostro favore, perché siamo stati progettati proprio per questo. Però c'è sempre uno stracazzo di però. Per chi parte già dall'alto, con 10.000 passi giornalieri, non basteranno se poi si vuole mangiare un po' di più e bruciare grasso. Per le persone abituate a questo stile di vita, supporteranno magari il mantenimento, ma per bruciare effettivamente grasso corporeo, in relazione ad un aumento di introduzione di cibo dalla dieta, si deve compensare con diversi passi in più. Infatti, per esperienza personale, adesso vi porto nella mia pratica lavorativa, di cose proprio oggettive, reali, di vita, perché poi sono sempre quelle le più attendibili. Sinceramente, non ho mai avuto a che fare con persone in sovrappeso che, monitorandole, facevano di media 20.000 passi al giorno o di più. E vi parlo di camerieri, infermieri, medici di reparto, magazzinieri, addetti alle pulizie, dog sitter e chi più passi ha più ne metta. Tutte persone che principalmente per lavoro fanno non meno di 20.000 passi tutti i giorni, mangiano anche tanto e sregolato. Non vi parlo di estetica, ma solo di composizione corporea con percentuali di grasso relativamente basse, sia uomini che donne. E la maggior parte di loro mi contattava con la richiesta di mettere su peso e massa muscolare. In maniera opposta, chi stava ad una media di 10.000 passi o poco sotto, atleti a parte, erano comunque persone in sovrappeso e spesso tendenti anche verso l'obesità. Ma a salire con i passi e attività extra allenamento, ho sempre statisticamente notato un miglior adattamento a regimi calorici più alti, continuando a perdere grasso e lavorare a una migliore ricomposizione corporea, a parità anche di sessioni di allenamento fisico. La mentalità del oggi mi sono allenato quindi posso prendermi quella birra extra o quel gelatino in più è l'emblema del fallimento per me. Mantenersi invece più attivi tutti i giorni e permettersi ogni tanto senza alcuna paranoia qualsiasi extra desiderato è molto più naturale e appagante piuttosto che farlo diventare un premio per esserti rotto il culo. Più giochiamo con queste ricompense più ne diventiamo schiavi e dipendenti e potremmo sfociare in veri e propri disturbi alimentari, narrativamente parlando. Quindi per persone già attive che fanno 10.000 passi di manutenzione giornaliera, la chiamerei, l'idea è sempre quella di monitorarsi e anche loro aumentare i passi gradualmente se vogliono mangiare quel qualcosa in più senza ostacolare i propri obiettivi brucia grasso. Adesso passiamo agli studi scientifici che mi piacciono tanto. Scusate del cambio di posizione, ma mi si era atrofizzato il culo. Ok, il primo studio è il conteggio dei passi giornalieri in relazione al metabolismo dei grassi post-pandriale. In questo studio hanno utilizzato 10 partecipanti sottoponendoli a 3 diversi periodi dove, dopo 2 giorni di attività controllata, dovevano completare un periodo di 2 giorni a passi basso, limitato e uno normale. Periodo basso di media 2.500 passi, limitato di media 5.000 e normale di media 8.500. I partecipanti sono stati sottoposti a un'ora di corsa la sera del secondo giorno. E la mattina successiva venivano eseguiti test dopo un pasto alto in grassi, delle risposte post-pandriali riguardanti il controllo dei trigliceridi plasmatici e l'ossidazione di grassi. I risultati sono stati che la riduzione dei trigliceridi plasmatici e l'aumento dell'ossidazione di grassi era maggiore solo quando i livelli dei passi era normale, cioè di 8.500, e non si è verificato alcun cambiamento significativo quando il livello dei passi era basso o limitato. Questo fenomeno è stato chiamato resistenza all'esercizio. E le percentuali dei risultati sono state abbastanza consistenti tra diversi gruppi. In conclusione, 2 giorni di riduzione del passo a circa 2.500-5.000 passi al giorno in giovani individui sani compromettono la capacità di un esercizio acuto di aumentare l'ossidazione dei grassi. Ciò suggerisce che la resistenza all'esercizio si verifica in individui che fanno circa 5.000 o meno passi al giorno, mentre 8.500 passi al giorno proteggono dalla resistenza all'esercizio nel metabolismo dei grassi. Sembra che
che il metabolismo dei grassi sia influenzato più dagli effetti della inattività che dagli effetti stimolanti derivanti da un'ora di corsa di moderata intensità. Questo studio può esserci utile per capire che il metabolismo lipidico è molto più influenzato dal camminare non meno di 8500 passi al giorno che sotto i 5000, e l'attività di allenamento aumenterà significativamente il livello di ossidazione lipidica solo quando saremo più attivi quotidianamente. Quest'altro studio è una revisione sistematica sull'efficacia della tecnologia di monitoraggio delle attività indossabili come parte di un programma di perdita di peso. Lo scopo di questa revisione sistematica era valutare le prove attuali sull'efficacia dei dispositivi di monitoraggio di passi e calorie quando utilizzati in un programma rivolto alla perdita di peso. La classificazione degli studi è stata condotta utilizzando la scala Pedro, che è valida per ottenere un punteggio totale con un intervallo di misura sottoposto ad analisi statistica parametrica. In questa review hanno identificato e valutato diversi studi dove i pazienti venivano sottoposti all'utilizzo dei vari fitness tracker in relazione alla perdita di peso. Tutti i soggetti avevano un indice di massa corporea uguale o superiore a 25 ed erano per lo più donne, quindi in sovrappeso. I risultati suggeriscono che gli interventi di perdita di peso in un periodo di più o meno 6 mesi utilizzando i tracker di attività possono essere un'opzione migliore rispetto a un programma di perdita di peso standard, soprattutto in età adulta e negli anziani. In quest'altro studio si parla della termogenesi dell'attività indotta da non esercizio fisico nella gestione dell'obesità. La termogenesi dell'attività non indotta da esercizio fisico, il NEAT, non exercise activity thermogenesis, è la componente più importante del dispendio energetico giornaliero. Rappresenta sì soprattutto il camminare e fare passi, ma anche attività quotidiane come gesticolare, fare lavori manuali, stare in piedi e tutto ciò che non comporta un vero e proprio sforzo fisico volontario, ma quasi automatico. Questi movimenti del NEA potrebbero comportare fino a 2000 calorie di spesa in più al giorno, oltre il tasso metabolico basale, a seconda del peso corporeo e dal livello di attività. L'inserimento di maggiore NEAT durante il tempo libero e le attività lavorative potrebbe essere essenziale per mantenere un bilancio energetico negativo. Il NEAT può essere applicato stando più spesso in posizione eretta, camminare e riorganizzando gli ambienti di lavoro e del tempo libero per promuoverlo. I vantaggi del NEAT includono non solo le calorie extra consumate, ma anche nel ridurre l'incidenza della sindrome metabolica, soprattutto di problematiche cardiovascolari, diabete, dislipidemie, accumulo di grasso e obesità. I ricercatori ritengono che per affrontare questi problemi e soprattutto le conseguenze cardiovascolari avverse, il NEAT dovrebbe far parte delle attuali raccomandazioni mediche. In quest'altro studio si valuta un approccio NEAT alla prevenzione della obesità nell'ambiente di lavoro moderno. Lo scopo di questo studio era di verificare se camminare lentamente durante il lavoro fosse sufficiente per promuovere un fenotipo più magro, aumentando l'attività fisica nei lavoratori sedentari alla scrivania, senza indurre un compenso o una diminuzione dell'attività o del dispendio energetico durante le ore lavorative. Il progetto prevede due fasi della durata di 2 settimane ciascuna. Una fase di esercizio su tapis roulant in cui i soggetti utilizzavano una stazione di lavoro camminando per 2 ore e mezza al giorno, 5 giorni alla settimana. E una fase di controllo in cui i soggetti mantenevano la loro normale attività lavorativa seduti. Hanno misurato il peso corporeo, la composizione corporea, l'assunzione di cibo e l'attività fisica 24 ore su 24. I risultati mostrano che l'esercizio sul tapis roulant ha promosso la perdita di massa grassa e l'incremento di massa magra nei partecipanti. L'uso di una postazione che permette di camminare mentre si lavora ha avuto effetti favorevoli sul benessere fisico, sulla concentrazione mentale e non ha influito negativamente sulla produttività. L'esercizio leggero sul tapis roulant durante il lavoro può aumentare l'attività fisica e produrre una migliore composizione corporea. Questo potrebbe essere un intervento potenzialmente utile per aumentare il NEAT nel moderno ambiente di lavoro e favorire davvero una migliore salute per il lavoratore sedentario. In questo studio invece si indaga sulla differenza del dispendio energetico di stare seduti, in piedi o camminare. I partecipanti sono stati randomizzati nelle seguenti attività: seduti utilizzando un computer portatile, seduti davanti alla televisione, in piedi davanti alla televisione e camminando ad una andatura standard intorno ai 5 km orari. Ogni attività è durata 15 minuti con un periodo di transizione di 3 minuti tra le attività. Il dispendio energetico è stato misurato utilizzando la calorimetria indiretta.
I risultati in conclusione hanno dimostrato che la sostituzione dei periodi di stare seduti o in piedi con la camminata ha aumentato significativamente il dispendio energetico, ma sostituire i periodi di stare seduti con quelli in piedi invece no, e potrebbe non influire sul dispendio energetico. Quindi i potenziali benefici dello stare in piedi rispetto allo stare seduti in realtà non sono così rilevanti, ed è solo la camminata che produce davvero dei concreti aumenti del dispendio energetico. Camminare vince su tutti. E lo stare in piedi non è sufficiente per promuovere un significativo dispendio energetico rispetto a stare seduti. Passo e chiudo. In sintesi, ragazzi, se vogliamo bruciare sti cazzo di grassi mangiando di più, dobbiamo monitorare quanto ci muoviamo e capire quanto cibo stiamo introducendo. Dopo questo starting point, bisogna aumentare in maniera intelligente, come detto prima nella parte pratica, i passi giornalieri, che soddisfino sempre i nostri obiettivi di perdita di grasso o di mantenerci pur mangiando un po' di più. Semplicemente monitorando i nostri livelli di energia, lo specchio e una media del peso settimanale. Non dimenticate però che l'allenamento e lo sport sono anch'essi fondamentali, perché fanno la differenza più per il partizionamento dei nutrienti a favore del muscolo, alla preservazione del tessuto osseo, al miglioramento dell'apparato cardiovascolare, della resistenza e anche al rinnovamento delle cellule cerebrali, che al momento è quello che serve di più a tutti noi. Inoltre, se avete obiettivi più estetici o di concreto aumento della massa muscolare, dovete per forza utilizzare l'allenamento come strumento prioritario, ma senza dimenticare che i passi saranno l'unico integratore gratuito bruciagrassi per eccellenza. Ora vi lascio con questo studio molto interessante sul quale bisognerebbe prendere spunto per qualsiasi ambito nella vita. La recency come previsione del successo nella gestione del peso. Solo una minoranza dei partecipanti alla gestione del peso in base ai propri comportamenti perde peso in modo significativo, e quelli che lo fanno pensano nell'obiettivo a lungo termine e non nell'immediato. L'identificazione di fattori predittivi per la perdita di peso può anche rilevare potenziali modi per migliorare i trattamenti esistenti. Il modello neuropsicologico utilizzato è stato quello incentrato sulla recency, cioè la dipendenza da informazioni recenti a scapito di informazioni invece nel lungo termine. I partecipanti che hanno ottenuto davvero benefici dalla dieta durante un periodo di 16 settimane avevano punteggi di recency inferiori rispetto a quelli che non avevano successo. Le persone a dieta che dichiaravano di avere obiettivi a distanza nel tempo, nel loro processo decisionale, hanno avuto maggiore successo nel perdere peso rispetto a coloro che avevano obiettivi nell'immediato. Una bassa recency, che io la definirei più come maggiore pazienza e determinazione, facilita un pensiero orientato al futuro e quindi contribuisce all'aderenza a nuovi comportamenti. E questo penso che potrebbe essere applicato sia nel lavoro, nella dieta, nell'allenamento, che anche nell'attività fisica quotidiana extra. Pretendere di avere subito dei risultati e quindi fare 10.000 passi in più quando si parte da meno di 3.000, o così come 6 allenamenti a settimana, da quando si parte dal divano, è insensato e insostenibile. Invece avere un atteggiamento più attivo e propositivo verso obiettivi nel lungo termine, inserendo gradualmente e costantemente, giorno dopo giorno, una passeggiata in più, un allenamento in più, un'escursione il fine settimana, una nuotata, e proiettarvi mentalmente nel lungo termine vi farà ottenere, dopo 16 settimane, nuove abitudini, un fisico migliore, una dieta più soddisfacente, senza accusare quella fatica e sacrifici che invece, pensando nell'immediato e nel fare tutto subito, vi fa abbandonare il programma nel giro di una settimana, se non prima. Quindi il mio messaggio è: think long term, baby. Ok ragazzi, il video termina qui, sapete quello che dovete fare: iscrivervi al canale, mettere like, mi piace, commentare, condividere, iscrivermi alle 3 di notte e darmi sempre il supporto per portarvi dei video interessanti e presuntuosi. Spero di rivedervi presto, un abbraccio e pura vita.